e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo a parlare di un argomento che vi piace tantissimo, ma ci piace in realtà a tutti tantissimo, che sono le scarpette da punta. Se non avete visto gli altri miei video su questo argomento, ve li lascio tutti qua sopra in una playlist e così potete andare a vederli dopo aver visto questo video. Oggi specificatamente vi spiego quali parti compongono una scarpetta da punta. Quindi prendiamo una scarpetta da punta, che in questo caso sono delle Grisco 2007, e iniziamo a vedere da quali parti si compone. Innanzitutto abbiamo questa parte qua, che è la parte più dura, che si chiama mascherina. La mascherina può essere più alta o più bassa. Di solito utilizzano una mascherina più alta persone che hanno un collo del piede più accentuato, mentre ne utilizzano una più bassa persone che hanno meno collo del piede. Questo perché con una mascherina più bassa il piede può andare oltre con molta più facilità. Ora vi faccio vedere, per esempio, queste punte, che sono invece delle Porcelli W, possiamo vedere come abbiano una mascherina molto più bassa. La mascherina può essere squadrata o affusolata. Questa mascherina è solo leggermente affusolata. Invece possiamo notare come quest'altra scarpetta da punta abbia una mascherina molto più affusolata. Ovviamente più la mascherina è di forma affusolata, più la seconda parte di cui andiamo a parlare, che è la base, sarà ristretta. La mascherina può avere una forma D, come in questo caso, oppure una forma a V. La base è questa parte qua della scarpetta da punta e, appunto, come abbiamo detto, può essere più ampia o più stretta. La base è ovviamente piatta per consentire alla ballerina di stare in equilibrio. Le parti laterali della scarpetta si chiamano ali e la parte posteriore invece si chiama tallone. Poi abbiamo la soletta esterna e la soletta interna. All'interno della soletta interna abbiamo l'anima, o shank in inglese. La soletta è fatta di cuoio. Infine abbiamo i nastri, che devono essere cuciti dopo che una persona ha comprato le scarpette da punta sulle ali della scarpetta. I nastri sono di solito in raso, ma possono essere fatti anche in nylon. Bene, il video è terminato. Se ti è piaciuto, lascia un pollice in su e iscriviti a questo canale. Se hai qualche altra domanda sulle scarpette da punta, fammela nei commenti e io risponderò a tutti. Se la risposta è troppo lunga, ovviamente ci farò un video apposito. Per tutte le altre informazioni sulle scarpette da punta, come per esempio l'età giusta per mettere le scarpette da punta, come allacciare le scarpette da punta, come scegliere le punte in base al tuo tipo di piede, vi rimando alla playlist degli altri video, che appunto vi metto qua sopra oppure qua sotto nella descrizione del video. Seguimi sui miei social, soprattutto su TikTok, dove abbiamo sorpassato i 40.000, quindi grazie, ma anche su Instagram. Condividi questo video con tutti i tuoi amici e amiche di danza. Io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! La vita è una stazione, c'è chi viene, c'è chi va, ma fra tutte le persone vorrei che tu stessi qua. È tutta immaginazione, vivo dentro Wonderland, sindrome del viaggiatore, ho il gene di Wonderland.